Beh, Leonardo, siamo all'epilogo. Il canto del cigno. Quantiepolo, le Llagas. Di che cosa stiamo parlando e dove siamo soprattutto? Siamo a Madrid, per l'esattezza siamo a Aranjuez, la reggia dei Borbone di Spagna. Ricordiamo Tiepolo, insieme ai suoi figli Lorenzo e Gian Domenico, aveva decorato il Palazzo Reale, la più grande reggia d'Europa, e poi riceve l'incarico dei francescani di realizzare 7 tele per una chiesa francescana di Aranjuez. Un anno dopo morirà. E com'è l'ultimo Tiepolo? E l'ultimo Tiepolo è più calmo, più tranquillo, i colori si sono un po' stemperati, più riflessivo. Forse il rapporto con il figlio lo segna. È un Tiepolo che però ha la sfortuna di essere fuori moda, perché il gusto neoclassico farà sì che appena realizzate queste tele verranno sostituite. Da Manx? Da Manx, il suo grande rivale, l'astro nascente dell'arte neoclassica europea. Boemo. E oggi dove si trova quest'opera? Al Prado. È stato per tanto tempo nascosta, poi all'inizio del Novecento è entrata a far parte delle collezioni del Prado. Ma possiamo dire che ci sia un'influenza spagnola? Che Tiepolo abbia respirato l'aria di Spagna? No, esattamente il contrario, perché la Spagna voleva l'aria di Venezia. Cioè Venezia in quegli anni domina il mondo. E quindi lo spagnolo voleva Venezia. Beh, mi sembra giusto rendere omaggio al quadro anche perché è sulla copertina del bellissimo catalogo. Questa mostra, curata da Alessandro Morandotti e Fernando Mazzocca, si avvale di prestiti molto importanti da ogni parte del mondo, direi, e in questo caso dal Museo del Prado. È un volto dolcissimo, l'angelo languido che allevia le sofferenze del santo, non gli sta provando la pressione, come potrebbe sembrare. E ci sono dei dettagli straordinari, scritti in ebraico, una pezza sulla tunica di La pezza di è bellissima, Francesco. Sì, questa natura morta, il teschio, la Bibbia, il bastone. Siamo alla Verna, certo. Siamo alla Verna, certo. Sono gli ultimi momenti della vita di San Francesco. Thank you.